Cosa succede? Quando pianti quando le piante? Devi piantare l'olivo, è importante muovere la terra delle, perché se no le radici non riescono a spaccarla. Quando abbiamo messo le prime, non c'era quello lì con la benna, allora abbiamo dovuto farlo con la trivella, faceva 5 buchi, Sì. e probabilmente non riuscivano le radici a espandersi, e se non si espandono non cresce la pianta. E quindi erano rimaste. Sono rimaste piene. Invece queste altre le hanno fatte con lo scavatore, e probabilmente avendo mosso di Ma più chi l'ha fatta? Non uno che... con il trattore. Ah, Cioè avete tu chiamato devi, uno. tu, per poi non c'è il trattore. Ti fa con Però uno ci devi scavo di un prestare. metro per un metro, tipo. E E poi. poi ci metti la pianta e lo ricopri. Invece per l'albero di fico. Allora, il fico metti solo il ramo. Molto Poi, più semplice. perché gli ulivi non crescono, nel senso che se tu guardi per terra, mentre sotto una quercia troverai delle quercine, gli ulivi non li vedi. Perché a quanto ho capito io, leggendo su internet questo, il nocciolo è troppo duro e non riesce a... A creare altre. Non riesce. L'unico modo per cui a quanto pare si possa fare naturalmente, leggevo su internet che dice che è fare mangiare sui semi e gli uccelli, le olive, Ah. alle galline. Così l'acido gastrico ammorbidisce il nocciolo. E poi quando le Le espellono. espellono, sono pure già consumate. No. Questa, vedi, questa parte è quella che abbiamo tirato su noi. Questa è la parte di Riccardo Muratore. Sì, no, però vieni di qua. Qua Quindi si Riccardo vede Contadino è finito, inizia Riccardo Muratore. Qua era crollato tutto, adesso poi dobbiamo finirlo. Qui era tutto crollato, era tutto così prima, tutto venuto giù. Era così qua. Sì, 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 sì. Questa parte l'abbiamo, è solo che dobbiamo ancora intonacarla. Poi intonacata così. Alla bella e meglio. Bella e meglio, perché non avevamo gli strumenti giusti. Vi ricordo, perché non fate mai queste cose da soli. Loro improvvisano, ma possono perché sono esperti. Sì, sì. Voi che siete cioè, a casa tipo, davanti al computer, gli angoli non lo vengono fate. Sono storti. Io non so fare gli angoli, ad esempio. Vengono come me. Invece questa qui l'abbiamo intonacata adesso. Era così. Hanno lasciato dei fichi secchi per cibarsi dopo il loro, sì. Le loro dure fatiche. Questo qui cosa è successo? Che il problema per fare l'intonaco, vedi qua, lì l'ho fatto io e qui l'ha fatto mio fratello. Infatti non so se noti la differenza dell'omogeneità. Il problema è che lo vedi tutto storto, perché voi riuscite a vedere, amici a casa? È tutto storto, nel senso che chi l'ha fatta storta all'inizio, no? Ah, un po' tutta il progetto era già vedi fallito qua in partenza. Sporgono i mattoni. Sì, sì, sì. Ma cosa succede? Qui per farlo liscio dovevi fare tipo l'intonaco spesso 3 cm per farlo sì. Piatto. Però siamo in campagna, bravo. Cioè non è che... Allora, siccome non ce ne fregava niente, l'abbiamo solo ricoperta, perché c'era il problema che, vedi quei buchi lì sotto? Sì. Circondano ovviamente tutta la casa. Sì. E da lì entrano i topi da dietro in realtà, adesso comunque è uguale a qua. Allora abbiamo dovuto tapparle, vedi che adesso arriva, perché prima arrivava fino a qui, diciamo, il cemento. E poi avete... Allora abbiamo proseguito, portato fino a sopra, poi dentro è chiuso bene, fuori... Così. È un po' così. E poi vedi che adesso è dipinto di rosso sopra, non per questioni estetiche, il tetto. Ma perché è d'amianto? Cos'è d'amianto? Quel tetto. E perché lo ricopri di rosso? Perché c'è la lì una resina che impedisce alle polveri d'amianto di sprigionarsi in tutto il loro potenziale malefico. Esatto. Ok. E vedi, quella lì è la vecchia casetta dove viveva mio nonno con... Oh. È crollata quella. Questo è il Riccardo storico. Quella lì, a quanto pare, mi hanno detto che forse i genitori di mio nonno vivevano lì, non lo so. O se, non so se sono d'estate o cosa. Insomma, quando facevano i lavori. Solo che anche quella è tutta crollata. Anche quella sarebbe da rifare come era... Ecco, la condizione di quella lì erano come così. Sì, è tutto... Allora sarebbe anche quella da ritirare su, solo che... Il problema qui è il trasporto dei materiali. Portare qui i blocchi di cemento fino qua sopra. Adesso tanto passiamo la strada comune, no? No, ma comunque... È un problema, è il trasporto di sacchi di cemento, poi non c'è l'acqua, non c'è la corrente. C'è niente. Allora ti devi portare, per impastare ti porti l'acqua dalla fontana vecchia e riempi il bidone. E poi ti devi fare sta salita con tutto questa roba. Per l'elettricità come fate? Non c'è, fai tutto sempre. Tutto a mano. E non c'hai utensili che vanno a batteria? Sì, non qua, ma per fare queste quattro cose non me le conosco. A Torino ce l'ho tutti a tre, qui. Beh, potresti portarteli da Torino. Sì, ci manca solo.
Cioè, se cominci a portarti, ad esempio, per fare l'impianto elettrico da Gemina, la prima traccia l'ho fatta con martello e scalpello. Questo è Riccardo elettrotecnico. Elettricista. Elettricista. Elettrotecnico per fare gli che fanno i circuiti stampati. Gli specifici. No, circuiti stampati e elettronica. Elettronica e basta. Sì. Elettrotecnico sono quelli che fanno... Vabbè, non... Non tediamoci con queste... No, comunque, continui il suo discorso. La prima l'ho fatta a scalpello e martello. Ah. E non ti dico. Per fare un metro ci avrò messo un'ora. Perché oltretutto dipende, se trovi mattoni vuoti si sfondano. Ma qua che siamo in un paese antico, esatto, è ovviamente più probabile che trovi mattoni pieni. No, c'erano proprio le pietre direttamente. Addirittura, sì, quindi sì. Quindi 3 ore. Poi, allora mi sono fatto prestare il martello pneumatico da un amico di mia zia e in un'ora ho fatto 10 volte quello che ho fatto con il martello a mano, ovviamente. Perché sì, è tutta una questione di... Insomma, ovviamente con l'attrezzatura finisci prima. Adeguata si finisce prima. Benissimo. Bon. Da Riccardo... Questa zona qui è Lavadotta. Lavadotta? È di mia madre. Si chiama proprio no, così? Non lo so, qua dicono... Chiamo un Tavadotta. Tavadotta. Ok. Che è sempre nei pressi del Timpuni do Salva, sì, tu lo salva no, pure. No, è parte della stessa cosa. Oh, ti faccio vedere dimmi. Una cosa che abbiamo fatto ieri, 2 giorni. Io. Chi? Tu e? Io, mio padre, mia madre, mio zio. Ah. E mio fratello quando c'è. Qua adesso vedi ancora macello. Questi qui sono tutti i rovi che abbiamo tagliato. E lì là, il taglio delle erbacce, questo. Vedi quella lì? Sì. Là dietro. È quella che avete. Quella è un po' di quella che abbiamo. Tu qui, cocco mio. Vedi queste cose così? Sì. Vedi questo ambiente che è ancora poco? Ecco, qua era così. Da qui fino lì, così. Guardate, cioè, in campagna, qua scordatevi quel mondo idilliaco che vi descriveva Virgilio nelle bucoliche. Esatto. Si fatica! Esatto. Qui adesso fate attenzione a non farti... Ecco, qua ci sono i rovi, questi qui sono tutti i rovi che... Cioè, vedi tutti questi qui, sono tutti i rovi che era pieno qua. Mamma mia, quanto ci avete messo un pomeriggio guarda, intero. Guarda, questa pianta che era sommersa, ce ne sono ancora appesi, li vedi? Sì, guarda, sì, ecco, sì. Lì sotto si vede, era tutta così, peggio. E qui l'abbiamo rampati, lì, interviene. E qui pure, tu immaginati pieno, pieno, vedi qua, si vedono ancora più. Tutto pieno, 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 pieno. Poi qui c'è il confine. Con che? Con un altro terreno, un'altra persona. E qui vedi, abbiamo tagliato pure fino a... Quell'albero? Questi sono querce, in realtà... Ah, erano querce. Erano querce. Cerze, come dicono in questa zona. Le abbiamo lasciate perché così con la... poi tanto ricrescono e c'ha... con la radice tengono il terreno. Solo che erano talmente coperte di... come si chiama? Anzi, forse è proprio lì. Di stirovi. Che la... Vedi, guarda come sono le piante. Sì, poverino. Questo è un ulivo, sì, un ulivo, ulivo circondato da rampicanti ruvattari. Che qui l'abbiamo già tolto. Tu pensa quante ce n'erano, pieno. E gli strumenti utilizzati? No, falcetto. Che avete preso? Falcetto, la zappa, il rastrello, non so si chiama aronciglia. Aronciglia, sì, che quello ha un po' ad uncino. Sì. Lungo. E boh, poi ieri abbiamo provato a tagliare erba, ho fatto un po' più in fretta. Ah, eccolo, l'abbiamo preso in castagna, qui l'ha comprato. E boh, e quindi adesso ci sono da recuperare. Uno, due, quello lì, questi due sono selvatici, e tre pure. A giastra. Esatto, vedi che c'erano le foglioline. Sì, sì. E invece, è quello pure, questo invece mi pare... Aspetta, cosa lo riconosci, due olivi, uno selvatico e uno non? Mi pare dalle foglie, penso. Da come è formata una foglia. No, quelle lì c'erano le foglie piccole, vedi che questo qui invece c'è già le foglie più grandi. Sì, 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 questo si vede che questo è il classico... Buono. È il classico olivo... Che c'è, mi pare solo che vedi... Essendo ricoperto ha sviluppato tutto in alto le foglie. Sì, perché sotto non poteva respirare. Esatto, quindi sarà praticamente sarà da potare, però lo farà qualcun altro. Adesso l'abbiamo pulito in parte, guarda lì, lì è da continuare. Solo che poi ci è rotto, perché qui sotto, lo stesso lavoro qua sotto, a scendere era pieno, pieno. Poi un po' terra. Un lavoro che non è da fare in questo periodo. E guarda qui. Lo facevate di giorno, non lo facevate di mattina? Dalle 6 del mattino alle 6 di sera. E perché ricordatevi, si lavora d'estate sempre quando non c'è sole, quando... se no... Quella è l'ultima cosa che non so... Che è quella? Una grotta? Grotta. Ma con acqua? No, no, no. Quella lì ci hanno sempre parlato zio Tullio e zia Costanza di sta famosa grotta. Ah, dove posavano... Interessa. Vedi, questi sentieri non c'erano, l'abbiamo fatto l'avete creati voi con la zappa, infatti non è che sono ancora fatti tanto bene.
Vabbè, ma noi ci saliremo. Anche qui il terreno è fatto, vedi? Queste cose che abbiamo fatto. Questa grotta che non è niente, è un incavo. Dove dice che tenevano l'acqua fresca? Ho scoperto. Miracolo della natura. Ma è azzurro? Sì. Ma azzurro per chissà per cosa? Non so se è muschio, forse. Perché è un po' verde per... Ma sarà tutto... Lo manderemo agli esperti. E poi vedi che hanno fatto tutti questi... Come si chiamano? Avvallamenti per fare togliere velocità all'acqua. Munzunede e terra. Sì. Boh, munzunede è tipo...